Per tutte le ultime novità ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Maria Teresa Carrozzo. Buon pomeriggio. Bentrovati telespettatori di Antenna Sud, siamo qui in diretta all'ultimo giorno della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, dove ovviamente, l'abbiamo detto in tutte le nostre edizioni, la Puglia si è distinta per il panorama di eventi, anche per le prospettive imprenditoriali che ha prospettato in questa edizione. Tanti comuni che si sono resi protagonisti insieme alla nostra regione, tante le associazioni che hanno partecipato e tanti anche le opportunità per i bar che da tutto il mondo sono venuti a conoscere quella che è la nostra offerta. Al mio fianco il dottor Matarrese, dirigente del comune di Altamura. Altamura si è distinta poiché Polignano si è distinto in quanto ha portato all'attenzione della BIT proprio il calendario unico. Dottor Matarrese, cosa vuol dire l'agenda unica? Sì, in realtà siamo qui presenti come SAC Mari tra le mura, un'aggregazione di quattro comuni, Conversano, Mola di Bari, Polignano e Rutigliano, con il supporto della Fondazione Pascali e Teatro Pubblico Pugliese. È tradizione per in occasione della BIT che ci si presenti qui con un calendario unico di appuntamenti. In buona sostanza, ognuno di noi, ognuno dei quattro comuni, ha definito fin da ora, a febbraio, gli appuntamenti principali della propria programmazione fino a fine anno. L'obiettivo è chiaramente quello di fare in modo che la gente possa, i turisti, i visitatori, possano già conoscere a cosa potranno assistere, quali eventi potranno seguire, a cominciare, giusto per dirne uno, dalla Coppa del Mondo di Tuffi dalle grandi altezze, nei territori dei nostri comuni. Insomma, il padiglione della Regione Puglia quest'anno è stato molto innovativo, lo specifichiamo anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e che magari non hanno visto poi ogni dettaglio, perché ha organizzato all'interno, come ogni anno, le conferenze stampa, ma conferenze stampa all'interno delle quali, grazie anche alle unioni dei comuni, alle proloco, al lavoro di diverse sinergie, ogni comune, anche i più piccoli e quelli meno noti, hanno potuto portare all'attenzione nazionale e internazionale quelle che sono le peculiarità del territorio. E quindi ecco che gastronomia, cultura, sociale, ma anche scorci paesaggistici e anche poi il turismo slow cost, l'amore per la natura e l'amore per le biciclette, nuove forme di turismo anche a contatto con gli animali e l'agriturismo hanno fatto da padrone, grazie proprio a un palcoscenico creato dalla Regione Puglia.